la giapponese e quella lussemburghese, che qui non avevano una grande storia, ecco, il discorso è diverso per la Bulgaria e soprattutto per l'Argentina, e dopo ne parleremo meglio. Ecco anche i due finalisti entrare in campo e adesso toccherà agli inni nazionali. Ci alziamo per l'ascolto degli inni nazionali. E questo era invece l'inno bulgaro, quindi si completa così la cerimonia di presentazione. Adesso i raccattapalle e i giudici di linea riguadagneranno l'ingresso del campo per occupare poi le loro posizioni in vista dell'inizio di questa finale. E ci sono diverse cose da dire a proposito di questo match, anche a livello di proprio di statistiche e di quella che è la tradizione. Ad esempio l'Argentina, lo stavamo dicendo anche ieri, è un paese che a livello tennistico ha ottenuto degli ottimi risultati in questo torneo, anche se poi in realtà l'ultimo argentino a vincere il Bonfiglio è stato Facundo Arghello nel 2009, ben 9 anni fa. Arghello in quell'occasione sconfisse un tennista italiano, Federico Gaio, ebbe modo di battere Gaio. E l'anno prima un altro argentino aveva vinto il Bonfiglio, sto parlando di Guido Pella, che poi ricorderete nel 2016 in quel di Zagabria ha conquistato la Coppa Davis con Daniel Rossanic come capitano, con Martin Del Potro, Federico Del Bonis, Leonardo Maier. Insomma, Pella e Arguello sono stati gli ultimi due argentini a vincere il Bonfiglio. Prima di loro avevano vinto Brian Dabul nel 2002, Guillermo Coria, che non ha bisogno di presentazioni, nel 1998, nel 94 Federico Brown e nel 95 Mariano Zabaleta, ma il primo argentino in assoluto a vincere il Bonfiglio è stato l'attuale coach di Fabio Fognini, ovvero Franco Davin, che questo torneo lo ha vinto nel 1986. Beh, insomma, una buona tradizione. Di fatto Baez, vincendo oggi, sarebbe l'ottavo argentino a vincere il Bonfiglio. Un po' diverso il discorso per la Bulgaria, perché in realtà soltanto un bulgaro ha vinto il Bonfiglio, però in tempi non troppo datati, mi riferisco al 2000, quindi 18 anni fa, a vincere fu Todor Enev, l'anno in cui nel torneo femminile a trionfare fu invece la romena Ioana Gaspar. Ebbene, Andreev, che di fatto è nato proprio in quel periodo lì,
potrebbe essere il secondo bulgaro nella storia del torneo a vincere a Milano. Una partita molto interessante anche a livello tattico, perché Andreev nella giornata di ieri, in occasione delle semifinali, ha vinto per 7-6, 6-4 contro un altro argentino, la testa di serie numero 14, Facundo Díaz Acosta. Perché dico interessante? Perché se ci fosse stata una finale tutta argentina, oggi probabilmente avremmo visto una partita tra due giocatori che interpretano un tennis piuttosto simile, mentre oggi abbiamo l'occasione, non ce ne voglia naturalmente Díaz Acosta, abbiamo l'occasione di poter vedere all'opera l'uno contro l'altro due tennisti con stili comunque molto diversi. E Baez lo abbiamo visto anche ieri in occasione della partita di semifinale vinta contro il giapponese Tajima, una partita che è durata neanche un'ora. Sono giocatori di una solidità molto molto evidente, più esplosivo e un po' più aggressivo invece Andreev, quindi è una partita fra due stili diversi. Questo ci consentirà, vediamo, di poter vedere un match anche accattivante. Non è stato facilissimo per Baez arrivare in finale, paradossalmente ha avuto meno difficoltà Andreev, che nel corso di questo torneo, poi dopo passeremo in rassegna anche le partite che i due hanno giocato, insomma è rimasto in campo meno tempo, ha velocizzato un pochino di più le operazioni, mentre invece le sta un po' rallentando adesso perché ha lasciato il campo e quindi ancora non si può cominciare con il riscaldamento, mentre Baez lo vediamo friggere lì a bordo campo, non vede l'ora di cominciare. Ricordo che chi vince questo match seguirà nell'albo d'oro del torneo il giocatore australiano Alexei Popirin, che ha vinto qui l'anno scorso e che a sua volta era stato anticipato da Stefanos Tsitsipas, che è tra i next gen insieme a Zverev e Shapovalov in questo momento probabilmente quello più promettente, quello che in qualche modo è destinato a una grandissima carriera, che abbiamo visto recentemente arrivare fino in finale a Barcellona in un ATP 500, battuto però soltanto dal più grande di tutti sul rosso, ovvero Rafa Nadal. Ecco che finalmente Andreev è rientrato, quindi adesso il palleggio, il riscaldamento può iniziare. Allora, parlavo del cammino dei due giocatori. Partiamo da Baez, testa di serie numero 1. Baez che ha iniziato bene, molto bene, perché ha dato 6-0, 6-2 al brasiliano João Ferreira, contro cui non ha avuto alcun problema. E tutto sommato non ne ha avuti neanche troppi al secondo turno contro il dominicano Nick Hart, contro cui ha vinto 7-6, 6-2, ma il tiebreak del primo set l'ha vinto per 7 punti a 1. Quindi non è stata proprio una di quelle lotte clamorose. Poi però la situazione si è complicata a partire dagli ottavi di finale, soprattutto in un match di ottavi giocato contro il finlandese Otto Virtanen, che ha messo in grande difficoltà Baez. Baez aveva perso il primo al tiebreak, vinto il secondo al tiebreak, quindi fin lì una lotta clamorosa. Poi però è crollato il finlandese e Baez ha potuto alla distanza venire a capo del suo avversario, vincendo addirittura per 6-0 il terzo set. Tante difficoltà anche in quarti di finale contro il francese Tabor, testa di serie numero 10, Clément Tabor. Ecco, lì Baez ha dovuto fare anche di più, perché ha dovuto anche annullare match point al francese prima di vincere la partita. L'ha vinta col punteggio di 4-6, 7-6, 7-6, quindi ha dovuto giocare 4 tiebreak in 24 ore di fatto, vincendone 3. Quindi dimostrando ancora una volta di essere un giocatore di grande personalità, che comunque nei momenti decisivi difficilmente sbaglia. La semifinale è stata molto meno lottata in realtà, perché ha affrontato Baez il numero 13 del tabellone, il giapponese Naoki Tajima, che ai noi il giorno prima aveva annullato match point all'italiano Sinner prima di imporsi. Evidentemente Tajima ieri ha sofferto dall'inizio alla fine la grande continuità del sudamericano, ci ha perso 6-2, 6-2, è stata quindi una semifinale senza storia e alla fine Baez ha strameritato di vincere quella partita, che non è veramente mai stata in bilico, neanche un secondo, dall'inizio alla fine dominio totale per Baez, che come detto è stato numero uno juniores, lo è diventato a marzo, aveva provvisoriamente perso questa posizione ma la riguadagnerà
quindi molto bene. Ieri poi l'abbiamo intervistato alla fine della sua partita, insomma un giocatore molto, molto centrato, insomma molto concentrato, tra l'altro ha provato anche a parlare un pochino in italiano, del resto poi gli argentini riescono ad impararlo anche con una certa facilità. Per quel che riguarda invece Andrijan Andreev, beh, intanto diciamo subito, arriva dalla Bulgaria, Bulgaria che a livello tennistico ha trovato comunque in tempi più o meno recenti un grande protagonista qual è Grigor Dimitrov, che per la cronaca oggi ha già vinto il suo match di primo turno a Roland Garros. Chiaramente Dimitrov non può che rappresentare un trampolino anche per dei ragazzi più giovani di lui. Dimitrov è un classe 91, Andreev ha una decina d'anni in meno, ma è sicuramente un ragazzo che immagino, magari glielo chiederemo, ha trovato come in Dimitrov un modello, non c'è dubbio. La federazione bulgara punta molto su di lui, come è normale che sia, anche perché lui ha già giocato quest'anno, un paio di mesi fa, un match a livello ATP, perché al torneo di Sofia, che noi vi abbiamo trasmesso, lui ha avuto una wild card e ha giocato quindi nel tabellone principale di un 250. Gli è stata data questa grande opportunità, ci ha provato perché ha giocato contro Denis Istomin al primo turno, che è un giocatore di comprovata esperienza, ci ha perso 6-3-6-4, ma 6-3-6-4 tutto sommato risultato di assolutamente onorevole contro un avversario sicuramente molto più esperto di lui. Lui che è nato, lo vedete, lo leggete, il 12 maggio del 2001, quindi si passa 10 anni precisi da Dimitrov, perché pure Dimitrov è nato a maggio, quindi indubbiamente è un giocatore sul quale la federazione bulgara sta provando a lavorare, e questo piazzamento al buon figlio fa ben sperare. E dicevo, Andreev ha avuto un cammino indubbiamente meno tortuoso, meno complicato rispetto a Baez, perché ha iniziato dando 6-2-6-3 all'americano Siem Voldaev, poi ha perso un set contro il nostro Lorenzo Musetti, ha perso 6-4 il primo set, poi 6-0-6-1 però nel secondo e nel terzo, 6-3-6-1 all'americano Tyler Zink, che ha vinto il torneo di doppio insieme con Nanda Govin, poi 6-2-6-4 al francese Marc Mousset e infine 7-6-6-4 all'argentino Dias Acosta. Quindi ha perso un solo set e per il resto ha vinto quasi sempre con tranquillità, e anche nell'unico match in cui ha perso un set, per il resto ha perso un game nei due set successivi. Quindi attenzione, perché Andreev è in grande fiducia e quindi non va sottovalutato. Baez farà bene a non sottovalutarlo. Andreev ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Avete sentito? Quindi servirà per primo Sebastian Baez. Finale maschile alla 59esima edizione del trofeo Bonfiglio. Il numero 1 contro il numero 16 del seeding, Sebastian Baez, Argentina, contro Adrian Andreev, Bulgaria. Baez al servizio per primo, ha vinto il sorteggio in realtà Andreev, ma ha scelto di ricevere. E subito una buona prima. 15-0. La provincia di Buenos Aires, Baez, insomma, ha avuto sicuramente modelli importanti negli ultimi anni. Scappa il dritto. 15 pari. 15-0. Risposta sulla riga. Sventaglio molto bene Baez. 30-15, 30-15. Thank you.
insomma, molto importante la pressione del bulgaro. 3-2. Wait. Wait, please. 30 pari. Non irresistibile la palla corta giocata da Baez, riesce ad arrivare molto bene, fin troppo bene Andreev. 30-40, 30-40. E scappa ancora il dritto all'argentino. E allora questa finale si apre presumibilmente con un break, dico presumibilmente perché l'arbitro va subito a controllare, evidentemente Baez gliel'ha chiesto e arriva la conferma. E allora break confermato a favore di Andreev, qualche problemino per Baez che in questo primo game ha sbagliato un po' troppo. Gioco Andreev, primo gioco, first game. Stavo dicendo della Bulgaria al buon figlio, allora sicuramente un vincitore nel torneo maschile, parlavo di Enev che ha vinto qui nel 2000, però in realtà sebbene la Bulgaria si possano definire delle superpotenze a livello tennistico, però la Bulgaria ha avuto anche una ragazza che ha vinto questo torneo nel 2004, ovvero Cecil Karatancev. Quindi comunque in questi quasi 60 anni di storia Teofeo Bonfiglio ha avuto modo di fare da palcoscenico a una vittoria a testa tra maschi e femmine, tra ragazzi e ragazzi per la Bulgaria. Non male come scambio, ottimi ritmi, stanno iniziando a scaldare i due protagonisti, poi scappa la palla in lunghezza a Andreev. Non era male quest'angolo, però l'ha stretto un po' troppo. 0-40. La prima palla break a Baez cerca una risposta di dritto troppo profonda. Un po' se è confermato il doppio fallo anche qua, l'arbitro non so se scendere o meno, chiede di quanto Andreev, arriva però la conferma che la palla effettivamente è uscita e quindi beh, insomma non troppo bene col servizio Andreev nel suo primo turno, restituisce immediatamente a Baez il break e quindi uno pari.
Rimane il dritto del bulgaro. 15-0. Pitila. Braccio di ferro, beh, adesso sta iniziando a scaldare i motori, fa muovere 30-0. Il suo avversario, lo sposta molto e a un certo punto Andrea ha sentito la necessità di uscire da questo scambio, un dritto non facile. Boh, questo però è un dritto strepitoso. Beh, già abbiamo visto un paio di belle... belli spunti da parte di entrambi. Di spunti, ecco anche il rovescio lungolinea di Baez. 40-15, 40-50. E poi chiude con l'ace l'argentino, arriva il sorpasso, break contro break e poi un game facile. Wow. Vince 2 giochi a 1, 2 games to 1. Allora, 2-1 a favore di Sebastian Baez in questa finale maschile del trofeo Bonfiglio. Baez aveva ceduto il servizio in apertura, poi lo ha ripreso e adesso è avanti di un 15-0. Game 15-0 con Andrej al servizio nel quarto gioco. Un pochino con il rovescio, ma vai, scappa 30-0. Iniziano ad essere già tanti doppi falli di Andrej, è già arrivato a 3. Poi quel doppio fallo comunque incentiva in qualche modo Baez a cercare di mettere ulteriormente sotto pressione l'avversario, da 30-0 a 30 pari.
Ottimo l'angolo del sudamericano sul quale Andrej fatica, e quindi palla break, palla del 3-1. 30-40. Pari, annullato il break point. Parità. Dios. Vantaggio Andrej. Vantaggio Andrej. Che però va avanti, parità. Risposta. Andrej forse lascia abbassare un po' troppo la palla su questo rovescio. Quindi seconda palla break per l'argentino. Però che profondità sul servizio, bel rischio quello preso da Andrej, adesso parità ancora, molto ottato e già per certi versi può dare un indirizzo a questa partita. Stringe troppo l'angolo, tanti errori Andrej, che aveva avuto pronti via un inizio anche buono, ha più volte tolto il ritmo a Baez, poi però nel passare dei minuti si è un po' disunito. Un contenimento, puro contenimento questo servizio. Dalla diagonale e arriva anche la palla corta, gran punto perché Andrej
aveva anche iniziato molto bene spingendo con una grande profondità, con un grande angolo sulla diagonale sinistra. Ne è uscito benissimo con questo cambio improvviso di angolo, Baez con rovescio lungo linea, poi chiaramente riesce a contrattaccare l'inerzia del punto dalla parte sua, e poi devo dire che anche la smorzata ha giocato molto bene ed è un punto doppiamente importante perché dà consegna di fatto a Baez il break stavolta di vantaggio. Fittilla. Lunga. 15 pari, Fittino. Ancora la smorzata, stavolta ci arriva meglio Andrea. Molto bravo, e rimedia a quello che era praticamente era stato un suo errore, perché su quello smash stranamente Andrew non ha chiuso nonostante avesse la possibilità di farlo. Vediamo, non era impossibile, è vero che ha dovuto indietreggiare, però non è stata certamente la schiacciata più complicata della sua carriera. Comunque bella la stop volley, così come bello anche l'attacco di diritto da parte di Baez. 30 pari, 30 all. Però beh, non era mica facile. Che si è inventato Andrev in un momento importante, comunque sul 30 pari. Ecco l'opportunità per un secondo controbreak in questo set, stavolta a parti invertite. Però eccessivo il ricorso alla smorzata da parte di Baez. Allora, contro break Andrev, siamo 3-2 a favore del giocatore argentino. Ma sarà il bulgaro a servire dopo il cambio di campo. Allora, approfittiamone per andare a vedere qua e là quello che sta succedendo. Si sta giocando in diversi tornei, chiaramente, soprattutto a Roland Garros. Allora, vediamo. C'erano alcuni risultati che non avevamo dato in precedenza. Intanto la vittoria di Jared Donaldson in 5 set su Nicolas Jarry, partita molto lottata, vinta dall'americano 6-4 al quinto. Poi 2-7-1 per Martin Krizan sulla Slogere. Pablo Carreño Busta è avanti 2-7-1 su Jozg, adesso 5-4 Kovalik nel quarto. 2-7-0 per Kenny Shikori su Maxime Janvier. 7-6-5-1 per Corentin Moutet su Ivo Karlovic. Set point per la giapponese Nishioka su Fernando Verdasco. Ha iniziato ora anche Matteo Berrettini contro Oscar Otte. Purtroppo non ce l'ha fatta Sara Errani, peccato. Sara era partita benissimo, era 6-2-2-0 contro Alice Cornet, ma alla fine ha perso 2-6-6-2-6-3. Peccato davvero, perché le cose si stavano mettendo veramente bene, mentre Sloane Stephens ha lasciato due game ad Arantxa Rus. Silenzio, grazie.
Allora, 3-2 intanto per Baez, che ha perso il break di vantaggio, anche lui. Stanno facendo qualche regalino. Ah, però, che angolo! Il dritto inside out piace tanto a Baez. Tutta questa risposta però. 15 pari, 15. Che brutto questo dritto, eppure aveva servito così bene. 30 pari, 30 all. Diciamo che le sensazioni che si hanno in questi primi game sono quelle che tutto sommato potevamo immaginare. Andreev, rispetto a Baez, è un giocatore un po' meno solido, che prova con più frequenza ad uscire dallo scambio, mentre Baez è molto più propenso a ragionare e a scambiare un po' di più. Lo schema è sempre quello, aprirsi il campo con il dritto a sventaglio, poi magari andare dall'altra parte se Andreev riesce a difendersi in qualche modo, a fargli giocare un colpo in più. Ancora break point. Se ne va. Parità. Yes. Troppo discontinuo col servizio e troppi doppi falli da parte di Andreev. Siamo a 4 e per di più un doppio fallo che arriva sulla parità. Stavolta però il colpo in più da parte di Baez non passa. Tanti errori, eh? Non proprio un momento esaltante. Avevano iniziato molto bene i due. Ancora un dritto sbagliato dall'argentino. Nonostante Andreev stia sbagliando tanto, in questo momento Baez non sembra saperne approfittare.
Gli errori aumentano. E siamo al terzo di fila a partire da quella palla break che Baez aveva avuto per tornare avanti in questo set, e quindi da 3 a 1 a 3 pari. Buon per Andreev, che quindi senza dover fare nulla di clamoroso è riuscito per il momento a rimettere le cose a posto. Sbaglia ancora l'argentino, che si era aperto il campo col servizio, ma poi esagera con l'angolo sul rovescio. Improvvisamente sembra aver completamente perso il dritto. 0-30. Passaggio a vuoto anche piuttosto lungo. Aiuta ulteriormente Andreev spingendo benissimo col dritto e procurandosi tre palle break. Già, e dire che siamo appena al settimo game, ma già abbiamo visto diversi capovolgimenti. E questa non se l'aspettava così corta e allora non è riuscito a opporsi. Bravo Andreev, che fa molta attenzione nonostante quella palla corta di Baez avesse anche toccato il nastro. E quindi break stavolta a favore del bulgaro, 4-3. Gioco Andreev conduce 4 giochi a 3, 4 games to 3. Ha avuto un break di ritardo, si è trovato sotto 3-1 Andreev, ma poi ha reagito il bulgaro e adesso, dopo aver breccato due volte consecutive Sebastian Baez, può andare al servizio avanti 4-3. Piuttosto strana questa improvviso crollo di rendimento da parte dell'argentino, che fa poi della regolarità, lo dicevamo prima, un po' il suo punto di forza. Ecco, non è proprio il suo punto di forza oggi, per ora. Punto le corde. Infatti, si è sentito un rumoraccio provenire dalla racchetta di Andreev, perché a quel punto che poteva fare se non provare ad andare a rete?
Tanto era pure riuscito a giocare un buon attacco, a costringere Baez a un rovescio per nulla facile. A quel punto però, con le corde rotte, giocare una volée non è proprio il massimo. Una volée che non sarebbe stata facilissima neanche con le corde non rotte. Questa è buona. Forse non è uscita benissimo dalla racchetta di Baez la palla, ma ha trovato l'angolo giusto. Giocato due dritti splendidi. Allora, prima ha rotto le corde, adesso credo che abbia rotto proprio il telaio. 15-40. Fare 40. Quindi terzo, secondo cambio, anzi, della racchetta in un minuto e mezzo da parte di Andreev. Spero ne abbia anche altre. Qui proprio si è sentito il rumore del telaio della racchetta che cedeva. Silenzio, grazie. Queste due belle botte assestate dal bulgaro. Out. 30-40. Impressionante il numero di palle break in questa finale finora. 30-40. Non proprio il momento migliore per steccare una risposta di dritto da parte di Baez. Si incoraggia Andreev da 15-40 a 40 pari. Ancora. Ah vabbè, allora. Vantaggio Andreev. Non è proprio il momento giusto. Sul 4-3 hai doppia pala break e poi doppia stecca col dritto. Per fortuna dell'argentino questo lob è uscito, perché si era lasciato scavalcare, non aveva calcolato molto bene i tempi. Parità. Dios. E comunque c'è lotta, è un set interessante perché comunque entrambi hanno passaggi a vuoto, si stanno di fatto quasi annullando a vicenda al momento. Però Baez col dritto, disastro negli ultimi 10 minuti. Tanto la mimica di Andreev è particolare, quasi ad ogni punto guarda verso, immagino, il suo angolo. Sbaglia anche di rovescio. Beh, insomma, però grandi demeriti di un Baez che non ha saputo sfruttare due palle break che lo avrebbero rimesso completamente nel set. Troppi errori, è sempre quella la sensazione. Poi ricordo che in questo game ha rotto due volte la racchetta, una volta le corde, una volta il telaio Andreev, ha sbagliato una volée facile, quindi pure il bulgaro non è che abbia fatto proprio il massimo, eppure è stato sufficiente, un rendimento non proprio straordinario, per tenere un turno di battuta molto importante. Anche perché adesso Andreev sale 5-3.
0-15. Doppio fallo, ma anche la mimica non è buona, eh? Il body language di Baez che scuote la testa vistosamente dopo aver commesso anche questo doppio errore. Anche fallo di piede. Decisamente troppi gli errori da parte dell'argentino. 0-30. Ottimo il recupero. Ah vabbè, sbaglia pure questo di recupero Baez. No, il proprio passaggio a vuoto di quelli decisamente preoccupanti. 0-40, 3 set point per Andreev, che potrebbe conquistare addirittura il suo quinto game di fila dall'1-3. Eccolo lì. Riga trovata da Andreev, il rovescio è sul nastro, confermo, 5 game di fila per il bulgaro che si porta anche a casa il primo set, 6-3. Dunque, primo set che se n'è andato, devo dire, in modo anche abbastanza inatteso per come si stavano mettendo le cose, perché sul 3-1 Baez, insomma, sembrava che l'argentino fosse in grado di poter tenere in mano la situazione. Poi 5 game consecutivi da parte di Adrian Andreev, non è una partita di quelle proprio straordinarie a livello tecnico, nel senso che stiamo vedendo molti errori. Il problema è che Baez, anche su questa risposta, è praticamente uscito dal campo, non riesce più a giocare con quella solidità che nel corso di questa settimana lo contraddistingueva, anche in quelle partite che in effetti ha vinto con grande sofferenza, che ci sono state. Anche questa è lunga, di poco, ma è lunga. Sembra entrato in un loop dal quale è veramente fatica ad uscire Baez. Ah.
che bravo. Devo dire che soprattutto su queste accelerazioni veramente cariche, con il rovescio incrociato, il bulgaro 40-0 a stropicciare gli occhi, perché trova delle traiettorie tese e profonde. Parla di una pesantezza enorme, non è facile da gestire neanche per un giocatore comunque preparato a questo tipo di gioco come Baez, il quale continua però a sbagliare e quindi a zero tiene la battuta rapidamente nel primo game del set, un Andreev che arriva a 6 game di fila dall'1-3. È un po' il giorno delle strisce, perché abbiamo visto che c'è stata anche quella della Molinaro in finale femminile, che poco fa abbiamo visto contro la giapponese Naito. In quell'occasione la Naito non ha più fatto un game dal 4 pari del secondo set, sono arrivati 8 giochi consecutivi per la lussemburghese, che non ha più perso un gioco, visto che ha chiuso 6-0 nel terzo. Magari qui non saremo in una situazione simile, ma comunque la serie è importante. Smash vincente, ha bisogno anche di punti 15-0, diciamo, per certi versi Villa, anche importanti, decisivi Baez, per recuperare un po' di fiducia nei propri mezzi, perché al momento sembra averne poca. Ancora fallo di piede, vincente il contropiede col dritto. 30-0, 40-0. 40-0. 40-0, 40-0. È buona, e quindi finalmente torna a conquistare un game Sebastian Baez dopo averne persi 6 di fila. Quale 9? You Wolves. Un gioco pari. Uno pari. One game all. Adesso anche palle 9. Sempre con queste soluzioni profondissime che Andreev riesce a mettere in difficoltà Baez. Andreev, naturalmente soltanto omonimo dell'ex tennista russo Igor Andreev, questo qualche grande giocatore. Fare veramente un mistero questo crollo verticale del rendimento del dritto di Baez. Oh.
bellissimo, bellissimo. Poteva fare molto meglio Andreev. 40-15, 40-15. Lo colpisci in ritardo, proprio il timing è sbagliato, continua ad essere sbagliato. E guarda con grande preoccupazione il suo angolo Sebastian Baez, sotto 6-3, 2-1 in questa finale. Al servizio sotto 2-1 Sebastian Baez al Bonfiglio, ha perso anche il primo 6-3 contro Adrian Andreev. Adesso è chiaro, dovendo servire per secondo Baez, questa dovrebbe essere lunga perché l'ha chiamata direttamente l'arbitro. Dicevo, dovendo servire dopo Andreev, adesso per Baez è ancora più complicata la gestione della partita. Conferma l'arbitro l'out intanto. Ed è soltanto l'ultimo di una lunghissima serie di errori da parte dell'argentino. Veramente in grande involuzione rispetto alla partita vinta facile ieri. Forse Tajima ha fatto poco per metterlo in difficoltà, questo è vero, però lui ha giocato con, ed era molto più dentro la partita. In effetti era partito bene anche oggi. Questo è impressionante, impressionante. Le cose migliori le ha fatte vedere col rovescio oggi, però questa accelerazione di dritto 15-30, fa paura. 15-30. Vale la pena rivederla perché guardate come la palla ancora saliva nel momento in cui Andreev è andato a colpire. Bello. Tanto qui i falli di piede si sprecano, era anche una buona prima quella giocata da Baez.
Bella contropiede vincente, in questo caso è stato bravo Baez a costringere Andreev ad accorciare sul colpo difensivo. Lunga 40-30, palla del 2 pari. Giocando la partita comunque col passare dei minuti sempre più bella, evidentemente Andreev ha avuto bisogno di qualche minuto per entrare proprio nel match, forse vedendo anche le tante difficoltà che sta avendo l'avversario. Il bulgaro adesso ha preso confidenza, gioca un po' più a briglia sciolta e delizia anche il pubblico con delle soluzioni niente male. Contro abbiamo invece un Baez che continua a distribuire gratuiti su gratuiti e qui attenzione a un break point molto pesante perché può portare Andreev avanti in modo chissà forse decisivo nel set e nel match, ma si difende bene Baez servendo bene. Parità. Dios. Accelerazione di grandissimo livello da parte di Andreev che costringe Baez a una difficile difesa che infatti non va neanche a segno. Ancora palla break la seconda. Là, bellissima controsmorzata da parte di Baez, i due si sfidano sulla diagonale sinistra, sta accadendo molto spesso oggi. Parità. A differenza di quanto stava accadendo in precedenza, stavolta è stato Andreev a sentire l'esigenza di uscire da quello scambio, giocando una smorzata peraltro neanche troppo brutta, insomma, anzi la palla non era affatto male, ma stavolta Baez è stato sufficientemente rapido a capire con anticipo le intenzioni del suo avversario. Il problema però è col dritto, ripeto, insisto, questo è il colpo in meno oggi per Baez. Vantaggio Andreev. Forza di concedere, come fa a farsi breccare Baez sbagliando col dritto, è ormai una tassa. 3-1 a favore di Andreev. Insomma, a proposito di 3-1, è proprio dal 3-1 ma a favore di Baez del primo set che la partita è cambiata in maniera decisa, perché da allora sono arrivati
Silenzio, grazie. 8 game a favore di Andreev e 1 a favore dell'argentino. Insomma, direi che il parziale la dice lunga. Silenzio, grazie. Il problema è che i margini adesso si stanno assottigliando per il sudamericano. Avanti di un 15, Baez non può sbagliare. 15 pari. Pittino. Bellissima accelerazione da parte di Andreev, molto efficace, nulla da dire. 30-15. Ecco, questo è il doppio fallo che era da un po' che non vedevamo in realtà, perché nel primo set ne aveva concessi un po' troppi di punti al servizio Andreev con i doppi falli. Arriva sul 30-15, voglio dire, la situazione di punteggio è molto diversa, è un po' mutata rispetto a una mezz'ora fa. Mamma mia, Baez mio, però quante ne fai? 40-30. E allora parla del 4-1. Passa neanche il drop shot. Sembra veramente in questo momento in disarmo il giocatore sudamericano, che continua a collezionare gratuiti. 4-1 a favore di Adrian Andreev, che sta insomma al momento più che legittimando, direi, questo vantaggio. Approfittiamo del cambio campo per andare a vedere quello che sta succedendo non solo a Parigi, ma ecco, siccome non avevo dato prima aggiornamenti, li do adesso, da quello che sta succedendo a Mestre, perché come sapete, ne parlavamo prima con Sergio Palmieri, c'è una finale tutta italiana al Challenger Veneto. In questo momento, dopo un'ora e un quarto quasi di gioco, Gianluigi Quinzi è avanti di un set di un break su Gianmarco Moroni. 6-2-2-1 è servizio a favore del tennista di Porto San Giorgio, che quindi sta per il momento, diciamo, sulla carta rispettando il pronostico, perché comunque Quinzi parte da una classifica migliore. Avevamo già detto nei giorni scorsi, nelle ore scorse, che comunque Moroni, grazie alla finale raggiunta a Mestre, entrerà per la prima volta tra i primi 300 giocatori al mondo. Se Quinzi dovesse vincere questa finale, sfiorerebbe la top 200, non entrerebbe tra i primi 200, ma sarebbe attorno alla posizione 203, che sarebbe comunque best ranking per lui. Comunque teniamo d'occhio la faccenda, poi dopo vi aggiorniamo.
il Baez è proprio fuori dal match. Deve darsi una mossa e lo deve fare entro breve. Fitila. Il nastro ha deviato in modo decisivo la palla. Non era male il dritto di Andrea per 40-0. C'è anche un po' di vento che sicuramente in questo momento mette un po' in difficoltà i giocatori. Si è alzato nel corso di questi ultimi minuti, ce n'era meno durante la partita femminile. Questa è una game che va in controtendenza con quello che stiamo vedendo ormai quasi dall'inizio di questo match, ovvero Baez che tiene il servizio bene a zero. 4-2 per Andriev. Bello questo scambio perché entrambi hanno lavorato la palla sempre giocando su una diagonale stretta a sinistra. 015, la 15. E poi esce da quella diagonale Baez e va a segno con questo bel dritto. Bel dritto stavolta di Andrea. 15 pari, 15. Questo game sembra leggermente cresciuta l'intensità di gioco di Baez. Beh, del resto la situazione si sta talmente complicando per l'argentino che o reagisce ora o non reagisce più. Fallo di piede. Veramente tanti, ne conto quasi una decina per entrambi i giocatori. Ma c'entrava veramente poco la controsmorzata. 30 pari, 30-0. Guardate, gioca un tentativo di controsmorzata con un effetto che neanche è riuscito benissimo, ma Andrea era ben dentro il campo. È gravissima perché Andrea ha appositamente servito lento, neanche troppo profondo in realtà, si poteva fare
tante cose con la risposta di dritto e invece vai, se la sbaglia ancora. Palla del 5-2. E arriva il 5-2. Ha giocato malissimo questi ultimi due punti Baez in un game in cui stava provando a reagire. Molto vicino al traguardo, Ander. Sì. Allora, sta servendo per rimanere nel match Sebastian Baez, grandi difficoltà per lui oggi, che insomma sì, può tenere anche questo turno di battuta ben sapendo che poi Adrian Andreev andrà a servire eventualmente per il match e per il titolo. Forse è lunga, almeno questo dice Andreev. Fa vedere un segno. Non so quanto è convinto Andreev in realtà, perché adesso guarda un fare un po' preoccupato l'arbitro. Però ha ragione, che occhio, bravo. E allora 15 pari. Quaranta quindici. Bulgaro, il primo e ultimo bulgaro a vincere il Bonfiglio è stato Todor Enev nel 2000. Ha rotto le corde ancora. Occhio! Anche perché da quelle parti stava passando anche il raccatavale. No, beh, non voleva lanciarla, però un po' istrionico questo ragazzo. Certo che questa è la terza racchetta che cambia. Guardate. Meno male che non gli è scappata di mano, perché sennò andava a finire dritta dritta verso non so chi. Silenzio, grazie. Sbaglia di dritto Andreev. E allora per il momento Baez rimane nel match. Gioco Baez.
5-3. Adesso però è arrivato il momento della verità per Adrian Andriev. 6-3, 5-3. Serve per il match, serve per conquistare il buon figlio. Il punto più bello di questa finale indubbiamente, però che continuità, che talento Adrian Andriev, che non può che essere soddisfatto di come si è concluso il punto. Ha praticamente, come si dice in gergo, scherzato il suo avversario perché lo ha fatto muovere da una parte all'altra, poi palla corta e infine passante, ci ha fatto vedere tutto il suo repertorio e in mezzo due o tre accelerazioni devastanti, quindi tocco e potenza. Ne va la risposta di Baez, questo è un altro errore, uno dei tanti a dire il vero che oggi l'argentino ha commesso, sempre più vicino al traguardo Andriev. Confusione Baez, 40-0, 3 championship point, Andriev vede ormai il traguardo. 40-0, 40-0. Risposta, sarà il primo dei tre match point. 40-15, 40-15. Chiude al secondo match point Adrian Andriev, il nuovo campione del trofeo Bonfiglio, il secondo bulgaro nella storia. 18 anni dopo la vittoria di Todor Enev, batte 6-3, 6-3 l'argentino Sebastian Baez e si laurea nuovo campione, in questo caso della 59esima edizione del trofeo Bonfiglio di Milano. Una vittoria netta, inequivocabile, sotto 3-1 nel primo set. Andriev ha dominato il resto del match, ha praticamente portato a casa 11 game contro 2 ottenuti, anzi contro 3 ottenuti dal suo avversario. È stata una partita effettivamente molto netta, lo potremmo chiamare la mazza argentina. Ieri aveva battuto anche Dias Acosta, un altro giocatore che sembrava tra i papabili, tra i possibili vincitori di questo torneo.
nell'arco di 24 ore ha battuto due sudamericani in entrambi i casi in due set, ha perso un solo set in tutto il torneo, l'ha perso contro l'italiano Lorenzo Musetti. Qui vediamo i dati di questa partita in cui però guardate come spiccano quei 32 errori da parte di Baez, il doppio rispetto ad Andriev, soprattutto con il dritto molto male l'argentino, che si è fermato proprio sul più bello, mentre invece Andriev è riuscito a legittimare questo titolo. Quindi succede nell'Albo d'Oro ad Alexei Popirin, il tennista australiano, che aveva a sua volta seguito nell'Albo d'Oro Stefanos Tsitsipas, giocatore Andriev, del quale sentiremo parlare anche perché ha già, lo dicevo prima, una discreta esperienza a livello ATP, avendo già giocato quest'anno un match di primo turno al torneo di Sofia, nella sua città, aveva avuto wild card dagli organizzatori. Un po' deluso naturalmente Sebastian Baez. Il signor Angelo Locatelli di UbiBanca. Giustamente mi segnalano che ha regalato anche la sua racchetta a un raccattapalle Andriev. Oggi ne ha rotte tre di racchetta. Prima di procedere alla premiazione dei finalisti, inizia la cerimonia di premiazione. Il figlio desidera ringraziare il supervisor del torneo, il signor Pierluigi Grana. Ci sono anche dei ringraziamenti da fare perché siamo ormai alla fine di un torneo che, come sapete, rappresenta l'eccellenza a livello di tennis italiano, di organizzazione. È un torneo che ha una storia molto importante, che l'anno prossimo raggiungerà la sua 60esima edizione, cifra tonda. Momento di Sebastian Baez, non è riuscito dunque a diventare il nono argentino a vincere il Bonfiglio. L'ultimo, ricordo, è stato Facundo Arghello, che ha vinto questo titolo nel 2009, è stato l'ultimo argentino finora a riuscirci. Comunque si consolerà tornando numero uno al mondo a livello juniores. E riceve il trofeo Bonfiglio Adrian Andriev. Ed ecco il momento di Adrian Andriev, lo dicevamo, è il secondo bulgaro a vincere il Bonfiglio 18 anni dopo Todor Enev, in realtà è il terzo se consideriamo anche il singolare femminile, perché Cecil Karatanceva ha vinto questo torneo nel 2004. Ed eccolo qui Andriev con la coppa. La signora Marisa Bonfiglio consegna al vincitore la medaglia d'oro offerta dalla famiglia. Famiglia Bonfiglio che consegna anche una medaglia d'oro speciale al vincitore del torneo. Il vincitore Adrian Andriev riceve anche il premio messo in palio dalla Federazione Internazionale Tennis. Anche la ITF omaggia Andriev, perché come vedete alle mani piene e anche la coppa molto bella peraltro. Angelo Locatelli consegna al secondo classificato Sebastian Baez il premio Racing Star messo in palio da UbiBanca. Un altro premio anche per Baez. Informiamo il gentile pubblico che sul campo 9 è in corso di svolgimento la finale del doppio. Abbiamo femminile. I vincitori dal Lussemburgo nel singolare femminile, dalla Bulgaria nel singolare maschile. Insomma, quest'anno l'Europa ha fatto incetta al Bonfiglio. È una precisazione che va fatta perché comunque negli ultimi anni era capitato spesso che dagli Stati Uniti o che comunque anche dal Sud America arrivassero dei nuovi campioni. Stavolta a fare la voce grossa è stato il vecchio continente, con la vittoria di Eleonora Molinaro in chiave femminile e appunto di Adrian Andriev in campo maschile. Allora, per quel che riguarda il nostro collegamento per il momento da Milano, dal Trofeo Bonfiglio, dal Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, è tutto. Adesso, fra pochissimo, linea allo studio di Roma. Thank you.
l'avevo fatta con chi? Con vincitore? E beh, basta che lo dite. Che vediamo subito il calo di là. Siamo in diretta. Oh, dimmi. Ma boccaccia mia, fammi tacere. Sì, sì, demo glieli do per direttissima, glieli porto. Adesso sta arrivando anche il vincitore per direttissima. Hi. Congratulations. Ciao, fammi dare la linea. 1 minute, we are live. Sì. Sì, Alessandro, eccoci qui, siamo con Adrian Andriev, il nuovo vincitore del trofeo Bonfiglio, il secondo bulgaro nella storia a vincere questo torneo. Congratulations, Adrian. It was a tough match in the beginning of the match, 1-3 down. Then what happened? You 6 games in a row. Well, I didn't think about that. I just think to make my game plan. And I was so exhausted today, but I go through it. Like, I just tried my best. Like on the serve, on the forehand, I was feeling dizzy. I couldn't like hit the ball very good, but I just fight. I played smart on the court and I followed the tactics against him. And in the end, for sure, we didn't play our best today. Both of us, we were really, really tired from this week. So for sure, we didn't give our, I mean, we gave our best today, but it was not the best match, but I'm happy that I won it. Molto soddisfatto, Adrian, del fatto che intanto è stato un torneo molto stancante. Entrambi hanno corso molto nel corso dell'intera settimana, anche Sebastian Baez. Non contava più di tanto riuscire a ottenere più game di fila. L'importante era giocare bene, muoversi bene, avere le giuste sensazioni. Lui si è mosso molto bene, ha seguito pedissequamente la sua tattica fin dall'inizio e alla fine è soddisfatto. Dovete sapere che questo ragazzo pochi mesi fa ha giocato il torneo di Sofia in Bulgaria. You played the Sofia tournament 2 months ago against Denis Istomin. You lost in the first round with Istomin, but how much important was that tournament for you, for your mentality, for your experience? For sure you have much more confidence because you are more comfortable with the crowd, so for sure this gives you a mental. And yeah, it was very nice experience to see more or less how they play in the big tour, and yeah, experience. And un'esperienza importante, lui perse da Denis Istomin nella sua città 2 mesi fa, ma è stato molto importante per lui intanto prendere confidenza con il grande pubblico, con i grandi tornei. Sono tutte cose che possono servire in futuro per ottenere una importante esperienza in carriera. Last question, you was born in May like Grigor Dimitrov, an idol for you, I presume, for Bulgarian people. Yeah, for sure, he's my idol.
and I was I cannot believe that I won the tournament because 10 days ago I was in hospital with a needle in my vein, so it's amazing that after 10 days I'm here winning the tournament, one of the biggest tournaments in ITF, so it's pretty amazing where life can go. Assolutamente, Grigor Dimitrov rappresenta uno dei suoi grandissimi idoli, poi tra l'altro per lui avere l'opportunità di conquistare un titolo così importante appena pochi giorni dopo aver avuto qualche difficoltà anche di natura fisica è stato sicuramente molto molto importante. Dimitrov, comunque questo lo sappiamo, rappresenta una certezza per il popolo bulgaro e per gli amanti del tennis. Congratulations again. Bye, thank you. E allora, eccolo Adrian Andreev, Alessandro, il nuovo campione del trofeo Bonfiglio, molto soddisfatto, molto sollevato per questa vittoria. Ma guarda, ti dirò Alessandro, io ho la fortuna e il privilegio di seguire da diversi anni questo torneo, mi è capitato quindi di seguire dei giocatori che magari in un anno erano dei ragazzini di 16-17 anni e che tempo un paio d'anni dopo sono diventati dei veri e propri fenomeni. Il caso più clamoroso è quello di Zverev, che vinse qui nel 2013, o della Bencic, ma anche due anni fa, che ha vinto Tsitsipas. Quindi questo cosa significa? Che il Bonfiglio quasi annualmente di fatto non è altro che una grandissima esperienza, un punto di passaggio dal circuito juniores a quello professionistico per giocare a grandissimi livelli. Vediamo dei giocatori molto dotati a livello tecnico. Andreev alle mie spalle ha fatto benissimo nel corso di questi giorni, ha perso un set in tutto il torneo, ha mezzi, ha già esperienza perché ha giocato anche a Sofia in un torneo ATP 250. Ecco, credo che Andreev rappresenti in pieno proprio il simbolo di questa grande tradizione che il Bonfiglio incarna in campo maschile e naturalmente anche in campo femminile. Grazie a voi.